Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio della Farm di Giuliano. Io e Luca stiamo giocando a pallavolo. Vai Luca. Dai, vediamo. Prima che gli casca uno stupido. Dai, dai, ti do un'altra possibilità. Lago. Due Guarda. Che... Oh, ma hai le mani da Steven proprio. No, è perché non sono più andato in palestra. Oh. Ah, la quarantena. Tre volte, è stupido. Aspetta. Vai, Ema. Vabbè, dai, mia compagnia. Cioè, intanto passatemela che così mentre parlo, voglio vedere se riesco a mantenere il controllo. Intanto con me c'è Ema che può salutare. Ciao a tutti, io sono Tutu Talk. E poi c'è anche. Guardiamo se vi passano ancora il ballone. C'è anche Giuseppe. Ciao a tutti. E poi c'è Luca. Oh! Sì, l'ho presa. No! Sta venendo fuori Ciao. bene. Comunque, vi ha salutato. Ma. Giuseppe, attenzione! Ma che il nuovo giochino dell'estate? No! Aspetta, aspetta. Grande. È troppo bassa, eh. anche te, non è che le fai altissime. No, no, e dovremo letamare oggi, ragazzi, ma arriviamo un attimo. Comunque, oggi ci carichiamo il nostro, appunto, il nostro spandiletame. Eh no, però, e non volarmi via, ok. Ma chi è che gli ha messo sta zavorra dietro? È Prima stato ho preparato Giuseppe? tutto. Cioè, ma guardate, lo state aprendo a metà. Come Cioè, l'ho messo? c'è già ragazzi che con le falciatrici l'abbiamo aperto a metà sto trattore. Poi con questa accoppiata proprio lo volete. Gli Ma facciamo i va, test. guarda che è perfetto, Gli è facciamo i test perfetto. balistici per la classe. Sì, esatto. Parti te, Ema. Comunque, ragazzi, Parto oggi. io, te. Oggi letamiamo tutti i campi, ariamo subito tutto e subito seminiamo. Ma mi sa che la semina la vedrete nel prossimo episodio, anche perché in mezzo dovremo andare a comprare degli animali, dei rei e. Maiali, un po' di vacche e così via, perché sennò i nostri allevamenti non vanno avanti. Comunque sì, cioè non so se vedete il sedile come si sta comportando, lo state aprendo questo trattore con questo peso dietro. Ma sì, è fatto apposta a Guardate, ma protestare. poverino. Luca, cosa ne pensi te di questa cosa? diciamo che il telaio non è qua tanto bene, secondo me. Poi di un flash. Ehi, ehi, Ehi Luca, ehi Luca, ti sei aiuto! appena tirato contro l'aereo dei classisti. È gente molto classica, ascolta musica classica. Gli piacciono i film classici. Vestono in modo classico. Fatto fidati, Giuliano. Però aspetta. La sapete la barzelletta? Intanto che carichiamo dobbiamo pure intrattenere, no, ragazzi? La sapete la barzelletta del carabiniere e l'agricoltore? No. Allora. C'è questo carabiniere che viene invitato a pranzo, scusate, da un agricoltore. E a fine del pranzo gli taglia qualche fetta di salame, no? E mentre parlano, questo carabiniere lo mangia proprio contento, proprio gli piace questo salame, proprio con... Cavolo, buonissimo, no? Continua a dire, mamma mia, buon salame, complimenti, complimenti. E però fa una cosa strana. Continua tutta ogni fetta che mette in bocca a togliere i pezzi di pepe. E avete presente che c'è il pepe macinato dentro, no? Sì. E a un certo punto l'agricoltore, boh, vede tutto questo entusiasmo nel mangiare il salame e prima che vada via il carabiniere gli dice: mi scusi, ma gliene do due o tre da portare a casa perché insomma gli è piaciuto tanto. No, no, agricoltore, non si preoccupi, ho già preso i semi. Ragazzi, non è facile raccontare le barzellette mentre si carica, scusate, ma poteva venire meglio. La racconterò nella live segreta che vedrete tutte le domeniche. Ragazzi, mi raccomando, tutte le domeniche dalle 21 alle 22 facciamo una live segreta che non verrà mai ricaricata, quindi potremo dire qualsiasi cosa che vogliamo e nessuno la saprà mai, cioè solo quelli che sono in live potranno sentire quelle cose e anche se il video viene demonetizzato perché diciamo delle brutte robine, non ce ne frega niente perché tanto non dobbiamo guadagnarci su quel video. Sei quasi pieno, Ema. Sono all'86%. Mamma mia, ma quanto tieni? 87.
Quanto tiene quel... Penso sui 16.000-17.000. Siamo a Ok. 14.730. Ok, e mi raccomando quando sono le 22:45, Sì. mamma mia, un'altra palata ci sto dentro. Sì che questa pala non tiene Sì. poco. 17.000, guarda, ti ho detto io. 98%. Mamma mia, 98. sei tondo da questo class, poverino. Dopo vado a letamare io però, eh. Va bene. Allora sì. Sì, dai, scendi che così mi aspetti. In teoria almeno lo faccio vedere. Dopo lo sai che puoi farlo quando vuoi. Quindi, beh, sì, fammi Ok. salire. Ma non mi fa. Ok, scusate, ma c'è il super Hai aperto forza. la porta? Sai, no, quando c'è la porta incastrata che fai apriti avanti e indietro, no? Come si fa a chiudere sta Chiudi la porta a porta. proposito? Come si fa? Spazio, spazio. Spazio. A me è con Spazio. spazio. Non funziona questo. Allora. Come si fa? Oh, Emma. Non fa ste cagate. A Ah, me ma c'è è con l'IC! Ma spazio. c'è Sì, c'è l'IC! l'IC. Devo andarci là C'è con la l'IC. freccettina. Ah. Anche il volante Ma che. Ma sotto. perché mi preparate? No. Sì, vabbè, io lo voglio corto, va bene? Non era. Ok. Apriamo dietro così sentiamo la spussa di cacca. No, solo quello laterale, dai. Su, andiamo in campo. Chi? Vengo via con te. No, l'aspirapolvere. Senti, senti il turbo del class. È il turbo di 6, no? È partita la ventola del class. Guarda. Dove va Luca? Dove va Luca? Dove Vengo vai su Luca? 5. Che illegale, ma che cazzo di episodio sta. Ma da quando è venuto Agromoderni Cinesino. la qualità del canale si è abbassata Aspetta che drasticamente. celebro. Bene, dispieghiamo lo spandiletame. C'è la quantità distribuibile sullo spandiletame? Non mi ricordo più i metri cubi. Sì, 16 km sì, sì, per sì, sì, sì. metro. Allora, cosa facciamo? Quanti metri cubi ettaro distribuiamo, Luca? Il meno possibile. No, dai, 15 metri, 16 metri cubi ettaro mi sembrano buoni. Dispiegato, possiamo partire. Tu, Giuseppe, mi raccomando, interra subito perché sennò i vicini qua si lamentano della puzza. Già che hanno Ema come vicino. Ma dai! Beh, qua Giuseppe ne hai da arare o A voglia. no? Le testate non le faccio perché è uno spreco di letame. Tanto neanche nella realtà le fanno uno, Luca. Le fai te No, le non ci testate? fanno. Io non le faccio mai, a meno che non hai delle siepi o degli alberi a ridosso. In che senso delle siepi degli alberi a ridosso? Cioè, cosa vuol Del dire? campo, che non riesci proprio ad andare appena appena avanti, ma lo stesso. Ovviamente si fa retromarcia sopra il letame così si smerta bene il trattore, Sì, giusto? dopo di strada almeno non si lamenta nessuno, vanno bene le macchine. Ops, ma qua c'è l'8R. Non vorrei smerdare l'8R così un attimo, ragazzi. Sinceramente, nella realtà non l'ho mai fatto, eh? Quindi improvviso. Tanto, ragazzi, farming è bello per improvvisare. No, forse no. Niente, ma cosa mi racconti stasera? Niente. Ti piacciono le live segrete? Sì. Ti piace il profilo Instagram del. Dai, Anche lo che. Ah, streamer è sì, molto senti. bravo. Eh sì, ma i complimenti a lui deve sempre farseli, eh. Mamma mia, oh. Mamma mia. Mamma mia, come sei, però. Manie Comunque. di protagonismo. Mania di protagonismo, veramente, veramente. Deluso, deluso, assolutamente Ma deluso. anche l'ultimo Comunque. episodio di Situazione in campo mi è piaciuto parecchio, Ha quindi raddrizzato il molto tiro, bravo. signori. Signori, ha raddrizzato il tiro. Comunque, detto questo, volevo chiederti, quanto è bello il profilo Instagram del salotto di Giuliano? Molto, Molto. E le live segrete alla domenica? Ok, molto. Bellissime. e la super chat No. per donare al canale? Madonna, che infatti, quella è bellissima, Ragazzi, quella roba. perché ho attivato le donazioni della super chat e quando voi donate o comunque contribuite al canale, salta fuori la notifica proprio sonora e l'abbiamo messa apposta io e TurboStar, che è uno che mi dà una mano, con le live e a settare tutte le cose, in modo tale che quando qualcuno dona, a Ema scoppiano le orecchie, giusto? Esatto, più o meno, sì. Povero Ema. Sì. Forse siamo un po' cattivelli, però No, ho dai. preso due spaventi l'ultima volta, vi giuro, ragazzi. Anche se sapevo la prima volta che c'era quella musichetta lì, perché l'ho sentita, perché me l'hanno fatta sentire, ma ho detto, Madonna, ma... Povero Ema.
Come le racconta poi come se l'avessimo ammazzato, poverino. No, comunque ragazzi, dai, venite in live, che vi ricordo che sono al mercoledì sera dalle 21:30 alle 22:30, il venerdì dalle 21:30 alle 22:30 e alla domenica dalle 21 alle 22. La domenica è particolare perché c'è appunto la live segreta che non verrà mai più ricaricata. E cosa dite se facciamo il big match di lancio al ballone domenica questa? Che sarebbe domenica 5 aprile. Quasi facciamo il Da big rete da match. pallavolo. Ma c'è qualche mappa con una rete da pallavolo? Sì. La metto sul server, Sì. squadre da 4 contro 4, lancio al ballone di paglia. No, dai, viene fuori una figata. Vedremo, dai. Comunque, intanto voi votatelo nei commenti, sì, no, e così via. Che poi non so neanche quando esca questo episodio perché stiamo registrando un sacco. Quindi, dai, ragazzi, Sì. verremo. Qua chiudo perché sennò gli smerdo il vialetto al vicino. Sì, ti ruba il letame per buttarlo magari nei frutteti. Sì, infatti, mamma mia, nei vasi dopo, il letame è Sì, oro, il lo letame è sai. Poi se la metti sulla prezioso. pizza. Ma mi carichi te? Beh, provo, dai, sì. Ma sei capace? In classe. Te la senti? Madonna. Guarda che devi fare un carico di Sì. classe, eh? Ok, perché c'è il class, quindi già metà Certo. del lavoro è fatto. Ma È a che ore sono? Cioè, che siamo di registrazione? 43. E 43. Beh, dai, 43, dobbiamo sì. andare avanti fino al 47 perché c'è stato il taglio dell'aspirapolvere. Quindi. Dai, su, sali sul class. Cronometriamo EMA nel carico. Anzi, metto la parte velocizzata con la musica bella sotto. Luca, però potresti fare a meno di parlarmi sotto mentre registro, eh? Già che c'è Emma che mi sta sfondando la mocchetta del 6 e 9 con la testa. Dopo non mi fa vedere niente a sinistra e quindi facciamo l'incidente e muore solo il conduttore. No, muore Emma perché se arriva da sinistra gli dà una pacca. Giuseppe, Mi dica. mi dai il cambio? Va bene. Perché sinceramente sento più puzza di Emma che di letame, non vorrei... Ma dai. Non partire, non partire, non partire! Ecco, facciamo come la bara là con i neri che ballano con la bara in mano. Mamma mia, che episodio che sta saltando fuori. Ah, ma vieni a impuzzarmi anche la cabina dell'8R? Che cazzo. Vedi come si sposta facilmente in 8R? Allora, hai Anche messo lì il non si apre la GPS? porta. Hai messo il GPS? Non c'è la GPS l'8R, come quello nella realtà, no. È brutto come quella di The Italian Farm. Come hai fatto ad andare così dritto? Guardati i gradi, caro. Sì, eh. Bastardo, io non posso aprire la minimappa, Ma lo l'acqua sai. bolliva o non bolliva, se guardati i gradi? Ma stai zitto, Ema. Oh. Mamma mia. Ti devo fare tutto il tour Ma no. di aratura. Adesso, io, se fossi in te, andrei sul canale di Nico87 che è uscita una figata. Se fossi in te tirerei sul peso avanti io. Ma non è vero, non è giù, eh. No. No, non è giù, che cavolo dici? No, Ma sei no. È stupido? figata, io l'ho vista giù. Ma Ma non è giù. era giù. Ma che cavolo. Ma perché parte Ora è giù. l'automatico? Ma è Ora l'automatico è che lo giù. mette giù, eh. Non è colpa mia. Che cavolo. Dai, a che ore sono, Ema? Sono le 49, dovremmo È per staccare. livellare il terreno, lo fa apposta. Sì, ok, siamo proprio al margine del solco, l'importante è non finirci dentro, però scusate ragazzi, ma appunto abbiamo dovuto prendere Beppi l'aratura di un è altro e quindi è così. Oltretutto non ha fatto neanche la linea di limite qua nel campo curvo, però vabbè l'antomatico. No, non ragazzi, le so fare. quello l'avevo capito Giuseppe, l'avevo capito, grazie, grazie per l'info. Vai avanti te, Ema, che sei il professionista dell'aratura. No, ti lascio a te. Come? No, no.
Ma dai, che Professionista in beh. tante cose, ma non in narrare. Secondo me sei più professionista in narrare rispetto ad altre cose. Sì. E non è un complimento. Lo so. Dai, comunque è una figata, buttare il letame, arare, insomma, una giornata di merda. No, com'è che era quella là? Butto il letame, spando il letame. Com'è che Carico era? letame. Ecco. Sarà carico letame, spando letame. Non lo so. Mamma mia. No, Luca, non mi ricordo. Aiaiai. C'ho 9,50 cosa stai facendo te, comunque. scusa? Io. Luca, Sto dando paglia alle vacche e ai suini. Va bene, dai, ragazzi. Quindi io vi faccio salutare da Ema. Ok, Ciao a tutti. Ciao vi faccio salutare da Giuseppe. a tutti. Da Luca. Ciao a tutti. Io vado avanti qua ad ararmi il mio campo, ad interrare il letame perché sennò i vicini mi denunciano. Ma mi sono appena accorto che siamo pieni di case. Non so se hai visto, ma siamo pieni di case vicino. Hai Sì, visto? ho visto, sì. Sì, Come facciamo? infatti. Io, cioè, se mi Vedi. denunciano, do la colpa a te, Vabbè, pace. eh. Tanto sei pieno di denunce, diglielo. Senti che roba. Va bene, dai, Dai, sono già a ragazzi. telefono con l'avvocato perché Ok, non ci denunciano, quindi. tanti like per il pallavolo con il ballone di fieno. Dai ragazzi, vi mando anche un caro saluto e ci vediamo nel prossimo episodio.